via. Ho una fange. Signora. Quanto chiami? Manuela. C'è anche un altro fans dietro, guardi, eh. Che bello, signor, che è questo? Questo manca per me, sono vedova. Che chieda un po', sei libero. Ma tu sei libero? Certo. Oh, lei, aveva fatto. Potrebbe. Chieda se vuole partecipare alla trasmissione, ma signor. No, questo lo devo già fare. Ha mangiato. Anzi, dai, quando lo può vedere la trasmissione, signore, dica? Non lo so. Il martedì? Il martedì e il giovedì. Sul Rossini TV. Se no si può mettere qua fuori e vedere la trasmissione, signore. Bene, se loro vogliono partecipare, cosa devono fare? Dica un po'. Anda a pagare a me. No, dove si deve sedere la sua fans? Lì, se la metto seduta lì. Lì per partecipare. Hai capito come si fa? Vuole partecipare la signora? Chieda un po'. Non lo so, ma deve andare via. Di dov'è? Ha chiesto di dov'è? Ha fatto l'intervento. Dove sei, Manuela? Chieda un po'. Di Carignano. Di Carignano. Ah, Carignano, ma lei Terme. Ma lei è spesso a Carignano? Tu dov'è Carignano suo? No, a Valle. Dove stai giù a Valle? A Maggiotti, dove c'è il mulino Maggiotti. Ah, sa pure dov'è il mulino. Ma come, no, li conosco tutti. Ma li conosci tutti? Ma Maggiotti, ma dove stai, c'era la scuola? Vicino dove c'era la scuola. Ma come fa a sapere tutta questa roba? Come fa a sapere tutta sta roba lei? Ehi, so tutto. Il bar Lapedini, pure sa di chi. Il bar Lapedini, la Sonia, no, come si chiama? La Sonia. La Sonia, ma guardi lei. La sorella Pedini, le croci. E comunque c'è il signore che ancora l'aspetta qua, sì, eh. No, dico, vado via io. Va bene. Sì, ma allora possiamo fare un pensiero. Non so già mai. Dovedovi, dai, da dovedovi fanno. Ma punto d'incontro. Comunque se trova sé un punto d'incontro. Ma ha chiesto un po' il coso della dichiarazione dei redditi, come va? Ha chiesto proprio, perché lei so che è abbastanza interessata. No. E la dichiarazione, la paga. No, io penso che c'è l'amore, so poco. Ah, lei basta l'amore, sì, non ha bisogno di. È una bella pensione, però. Allora sì. Si può fare qualcosa. Qualcosa si fa, dai. Allora d'accordo, eh? Sì, c'è il vedere in giro. Pesce Azzurro Drive Medica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da sporto, grazie. È una Mariana. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, sì. Ho sbagliato. Sì, gliela avanza tu. I mangerò prima del gialletto. Pesce Azzurro Drive. Fatti guidare dal gusto. Rossini TV, oggi grandissima puntata con il Pesce Azzurro Quiz Show e suonino le trombe, avanti la nostra grandissima soubrette Miss Rosa della Cecca. Sì. Buonasera, che miss? Dove miss? Mi scappa. Miss, cosa miss? Ma sono signore, sono vedova, so. Ho capito, signore. Alla faccia della miss. Si presenti, gli spettatori di Rossini TV non la buonasera, conoscono. Buonasera, sono Rosa della Cecca, vedova appunto Filippetti. E abita in una ridente località che si chiama? Solfanuccio di San Costanzo. Provincia di? Più. Pesaro Rubino. I nostri amici di tutte le Marche ci stanno vedendo. E non solo. Questo ridente paese, che caratteristica ha? Quanti abitanti, miliardi di abitanti avete in questo paese fantastico? Adesso io li conosco tutti. Io so che c'è la Netta, che è la vicina di casa. Quanti sono? Loro in famiglia in quattro. Lei al marito, la suocera e un figlio. Però gli altri ci sono, insomma, San Costanzo mica è piccola. Ma è San Costanzo, il comune di San Costanzo ha i suoi abitanti. I suoi fantastici abitanti. Allora, carissimi telespettatori, siamo pronti per iniziare questa fantastica puntata. La nuova puntata del gioco. E come funziona il gioco? Diciamolo in poche parole.
Come il, funziona? Il gioco, cioè, ci sono i concorrenti. Certo. C'è un concorrente, il concorrente deve dare il via a una slot macchina. Certo. Che smucina, la slot macchina, infatti, no, ma c'è slot macchina. E viene fuori un piatto, uno dei piatti fantastici del pesce azzurro, e la concorrente poi dovrà scegliere una pentola tra queste sei che rappresentano i sei. Coe! E questo è. Signore, ha toccato la pentola. Insomma, non tocca la pentola. Deve sceglierne una dei sei punti vendita qui del pesce azzurro. Certo. E dopo dovrà avere la fortuna di scegliere la pentola dove dentro c'è il piatto uscito dalla... con la slot cucina. Ecco, perfetto. Abbiamo capito tutto, spero. Sperando. Lei, signora, si prepari, certo, perché sta arrivando la prima concorrenza. Vado a prenderla subito, eccola! Ecco! Perfetto! Chissà da dove verrà. Non lo chissà, so. Chi sarà? Non lo so. Come si chiamerà? Chiediamogli come si chiama. Chiediamo. Come si chiama? Mary. Oh. Mary da dove viene? Da Maria? Candelara. Da Candelara. No, di Mary, da dove viene? Non Mary, Maria. No, Mary. Maria Teresa completo. È bello, Maria Teresa. Mary Terrie. Da Candelara. Indovinate, Candelara cos'è? La città delle lampadine. Delle candele. Se no si chiama Lampadinara. Delle candele, bellissime. Ma un bel borgo, Candelara. Un bel borgo all'interno di tutto. Io sono vicino a Santa Maria dell'Arzile. Insomma, è bello il posto. E allora abbiamo questa fantastica. Mary, cosa oggi sei venuta qui? Oggi al pesce azzurro. Sì. Hai mangiato? Come è andata? Benissimo, come sempre. Hai bevuto poco? Poco, mi raccomando. Vabbè, perché continuiamo da un paio di giorni, già poi domani è ancora festa. Perché raccomando, ti voglio presente, il gioco è difficile. Assolutamente. Bisogna, c'è bisogno di un ragionamento tremendo per riuscire a risolvere questo quiz. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Va bene, allora Mary, niente. Noi ci accomodiamo nel trono. Mary, mettiti nel trono. E certo. Questo è il trono di Mary. Tieni tu. Grazie. Ecco, allora, al tre... suo agio, stai comoda, Mary? Certo, comodissima. Bene, Mary. Allora, prima operazione, signora, dica. Al tre facciamo partire la slot machine. Allora, pronti? Uno, due, tre, vai! Vai! Vedete come eccola, eccola che parte la slot machine. Guardiamo qual è il piatto da scegliere. Cosa è uscito? Questo è la gallinella alla Mediterranea. Bellissima. Adesso Mary dovrà scegliere una delle sei pentole e sperare che dentro ci sia la gallinella. Ecco, Mary, guarda un po'. Mary, dove sarà? Cioè abbiamo Rimini, Cattolica e Vai, che è il nuovo punto vendita che aprirà, che è una specie di takeaway, ma se li prende Vai. E Vai. Cioè, se li taglia, Drive, che sarebbe il Drive, quindi sarà la macchinina, che cosa prende, ma che fa, e Fano. Cosa scegliamo di pentola? Cosa scegliamo? Rimini. Sei convinta che qui ci sia la gallinella? Speriamo. Sì. Mettila ecco qua sul baule. Quindi? Cos'è questo? Del pirata, come funziona adesso? Se adè? Sì, in quella pentola di Rimini c'è la gallinella, Mary ha vinto. Ma come facciamo a scoprire se è lì dentro? Bisogna giocare. Deve cominciare a scegliere quelli rimanenti. Ma allora, volevo dire una cosa anche a Mary, che è possibile anche cambiare pentola, Mary. Perché se a un certo punto ti senti internamente qualcosa, capito, che ti dice no, non è questa, puoi cambiarla in qualsiasi momento, puoi cambiarla più volte, anche 10 volte. Dipende il carattere che c'ha adesso Mary. Posso aspettare, perché ancora sarei convinta. Sei convinta? È convinta. Allora, Mary, quale apriamo? Se sei quale convinta, apriamo, allora? Ci dici quale aprire? Cattolica. Sei convinta che è cattolica? Speriamo bene. Sei proprio convinta? Sono convinta che su cattolica non c'è. Non c'è. Ecco, speriamo bene. Un po' di suspense, c'è una musica che ci aiuta. Oh. Cosa c'è? No, non vedi. Cosa c'è? No, sono le ricci. C'è del pan grattato. Visto. I sardoni, cosa c'è? Sardogini? È pan grattato o sardogini? Delle olive. Le olive? Ci sono nella gallinella le olive? No, nella gallinella ci sono le verdure. Dico di sicuro facendo, ci sono le olive? No, nella gallinella c'è le zucchine, i peperoni e le melanzane. Le olive non c'è. E allora non è la gallinella! Lo sgombro di salsa verde, è andata bene, volta guarda, la pentola. Guarda, la mettiamo così, così è così, eliminata. Adesso aspetta, Mary, te come fai tua vita? Racconta. In un'amministrazione pubblica. Dove? Non si può dire. A Pesaro. Ah, in comune lavoro, dove lavoro? Comando polizia locale. Comando della polizia. Comando della polizia. È una vigilessa. Ah, signora. Ma tu sei sul campo, vai in giro a fare le multe? Sono in ufficio. Ah,
ecco. Quindi ma lì, i colpi non glieli mandano, gli mandano. Cioè, manda via direttamente i colpi alla gente, così fa bene. Lavora com'è? Dov'è? Lì vicino al Benelli, dov'è? Bravissimo. Buongiorno a tutti. Signora Rosa ha avuto anche la fortuna di conoscere anche il sindaco, abbiamo fatto un film, non so se ricorda. Certo. In macchina con il lei. Il sindaco Ricci era in macchina con me nel vecchio film, quello Stregati dalla Bruna. Adesso tra un po' ne esce un altro nostro, vedremo. E mi ricordo, l'ha portato con una macchina che era la Babla Car. Bebla Car si chiamava. Sì, è una specie di Babla Car, la Bebla, che vola con una farfalla la macchinetta. Ecco. Va bene, siamo pronti. Allora, quale scegliamo allora? Di un po'. L'ultimo. Il Fano. Fano, speriamo che ci fa. Dai. Iniziamo con la Romagna e finiamo con le Marche. Vediamo un po'. C'è sempre il pan grattato dentro. E allora siamo a posto. E siamo a posto. Certo. E il pan grattato ci salva sempre. Sono i Santoncini. Sempre presente. Bene, quindi ancora la gallinella non è venuta fuori. Ecco qua, pronti. Adesso. Drive Senigallia. Ricordati che puoi sempre cambiare la pentola, ricordati. Ma io tenterei ancora una, dai. E way. Sei convinta? Vedi, lei lo dice bene, e way, invece una dice, prendi da mangiare e vai. Siamo convinti? Non lo so. Siamo convinti? Mary, siamo convinti? Sì. Aspetti che c'è una telefonata da casa. Adè, chi è? Che disturba storia. C'è la telefonata? Pronto? Pronto chi è? Pronto. Mi sentite? Sono Terenzio Pagnini. Terenzio Pagnini, signore. Sono un imprenditore, organizzatore di eventi. Un organizzatore di eventi? Sono di Pesaro. Di Pesaro? Dimmi, Pagnini, dica, lo sento, dica. È caduta la linea. Sicuramente. Sono stato incaricato di offrire al concorrente un'alternativa. L'alternativa? Può chiudere un gioco qui e in cambio gli diamo un bel ciupaciù. Il ciupaciù, cosa fa? Aspetti. E le calesca? Dopo c'è da fare col dentino. Le offre un ciupaciù? Ma come? È sicura? Niente. Ma dai, un ciupaciù. Al posto di questa le dà un ciupaciù. E allora c'è vedi che non c'è niente lì dentro. Dai, su, un ciupaciù. Lo apriamo? Apri, assolutamente. Sì, sì. Va bene. Aspetti che sento un rumore. D'accordo. Sto sentendo un rumore. Ancora. Aspetti che sento un rumore. Aspetti, il vaporetto. C'è la neve. Signor, guardi là che sta arrivando un bastimento. Non guardate qua, guardi di là, sta arrivando un bastimento. Signora. Perché? Non lo so, ho fatto. Perché è cambiato? Non si sa. C'è stato una cosa qui che non è inaspettata. Forse ha fatto bene a cambiare messaggio. Vediamo un po', cosa scegliamo adesso? Io insisterei su qui. E way. Sempre way? Sì, certo. Mamma mia, ma chi ci vuole il coltello? Allora vediamo se c'è qui sotto. Apri le vai, vai. Guarda la faccia. C'è il pomodoro. C'è il pomodoro! C'ha ragione! Ma tu allora vuoi bene ai concorrenti, allora diciamo che ho avuto delle sensazioni strane. No, diciamo che tu vai spesso a Pesaro e hai paura delle multe. Diciamolo. Questo potrebbe anche essere, non si sa. Allora andiamo avanti. C'è rimasto Senigallia, Drive o pure, che facciamo? No, Drive o Senigallia? Drive. Apriamo Drive? Drive. E Drive 1. E Drive, tu te la senti, Drive? Sei convinta? Sei convinta? Sì. Venga qua, signora Rosa, apra lei. Apra lei, venga a vedere se è o non è. No, Venga lei. Cosa devo fare? Venga, io pesa. Veda. Piano. Ma proprio Drive vuoi? No. Signora, ormai l'ha scelto, deve aprire. No. La devo aprire. Signora, l'ha scelto. Mi dispiace. Abbiamo provato, signora. Signora Antonella, Maria. Mary. Signora, siamo costretti a prendere le multe per i prossimi 10 anni. Aspetta, se gli diamo il premio di consolazione, magari c'è da un occhio di riguardo. È vero. Ha giocato e quindi che cosa merita? Dai, io direi, guarda. Io guarda.
Due bei sughi. Evviva! Triglia e ceceniere, nuovi sughi del Pesce Azzurro. Guarda, è un bel premio di consolazione. Prego, grazie Mary. Grazie a voi. Grazie Mary. Ci abbiamo provato. Mi raccomando, un occhio di riguardo quando veniamo a pesare in macchina. Un applauso al pubblico, quindi fuori per Mary. Grazie Mary. Prego, prego, prego. Avanti con la seconda concorrente di oggi. Aspetta, prima devi mettere a posto. Mentre tu, mentre lei ci parla, tu metti a posto. Avanti, seconda concorrente, chi abbiamo? Eccola! Chi abbiamo? Un'altra bella signora che si chiama? Francesca. Francesca viene da? Montelabate. Montelabate. Dove si trova Montelabate, signora? Montelabate si trova vicino a Montecchio. E vicino a? A Monte Carlo. Una serie di monti. Montelabate. Monte Ciccardo? C'è anche Monte Ciccardo. Vicino, un po' più in là da Sant'Angelo dell'Isola, c'è Monte Ciccardo. Più su, dai, c'è anche a Monbarocci, c'è un po' più giusto. Cioè, è la zona dell'Etroterra. Monte Fabbri. Adesso vediamo avanti tre ore e mezzo. Andiamo avanti su tutti i monti del mondo. Vabbè, allora, Francesca. Cosa fa, cosa non fa? Cosa fai tu? Io, mentre voi parlate, però vi devo passare davanti. Un attimo, passo qua dietro, poi fate un passo in avanti. Allora, Francesca, dimmi tutto. Cosa fai da bella vita? Lavoro in fabbrica. Che fabbrica è? Non si può dire il nome. Che non si può dire. Non lo diciamo. Cosa fabbrica? Cos'è? Gli interni per le macchine. Ed è quel de velluto, sti interni, de sintetico. Di pelle. Ed è una Marianne, che macchina fa della Ferrari? Sì, brava. Ma che è de pelle, ma è de pelle umana quella, perché. Hai indovinato. Qua scada via un rene per comprare quella, quando hai via il rene alla fine ti scuoi anche la pelle. Hai indovinato. Bene, tu sei a posto. Pronti, ci siamo! Allora, lui, lui ha messo a posto. Adesso. Ho mischiato tutto. Tu nel trono. Io l'ho detto che è un gioco difficile, questa signora, è un gioco complicato. Tieni il microfono e parlaci vicino come se fosse un gelato. Non è per tutti, allora. Cominciamo subito. Dobbiamo scegliere, fare usare la slot buscina. Prego. Al 3. Quando dice lei? 2, 3, vai! Gira, 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 gira. Ullala! Longobardo in salsa di olive. Perfetto, perfetto. Dove sarà? Dove sarà? Sarà a Rimini in questo momento, sarà a Cattolica, sarà a Evai, sarà a Senigallia, nei drive qui dietro a far? Non lo so, intanto Francesca dovrà scegliere una delle sei pentole. Quale scegliamo, Francesca? Quale scegliamo, Francesca? Dai che te ti intendi, fagliano belle la pelle, le macchine. Se vuoi puoi anche toccarle, se vuoi. Se proprio ti senti, proprio sei delle vibrazioni. Io dico Cattolica. 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 Sceglie la Romagna. La Romagna Se metti in più danarosi poi compra più, spera che ci sia, poi, poi la Ferrari è dell'Emilia Romagna, dai, speriamo bene. Allora cominciamo a eliminare, insomma, i partiamo gli altri. Dove non sarà la, lo sgombro con sasso? Non trovare a Fano. A parte il autofono, no? C'è un liquido e quindi è la moretta! Bene! Molto allora, la moretta, è andata bene! Prossima pentola? A Rimini! Rimini! A Rimini, sempre in Romagna! Rimini! A San Costanzo dice Rimini! Più M ci metti me, Rimini! Dimmi Rimini e mangia i carciofi! C'ha 3-4 F! Perché Rimini è famosa per i carciofi, non lo sapevo io. Non lo so, però il carciofi di Rimini. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Un po' di musica, grazie. Atmosfera. Abbiamo detto che abbiamo trovato lo sgombro. Sì, abbiamo detto che, però, sento di nuovo che suona il telefono. Adè chi è? Sempre Pagnini? Non lo so, aspetta, pronti? Altra volta, adè qua vuole. Senta un po'. Pronto? Sono sempre io, era caduta la linea, ho chiamato, perché devo offrire al concorrente un cambio, se vuole. Aspetti, Pagnini, non la sento bene, scusi un attimo, Pagnini. Allora, ci ridà indietro la pentola e noi gli diamo, mi voglio rovinare, tre sughi di pesce buonissimi. Due sughi. E chiudiamo la faccenda? Vabbè, questa è la mia proposta. Fate voi, arrivederci! Ah, ci ha salutato, a posto, va bene. Ha detto due sughi. C'è da fare un bel po' di cose. La piadina sei fagiolo. Allora, cosa scegliamo? Due sughi? Ah, allora lui ha fatto un'offerta. Un'offerta.
per chiudere il gioco. Non giochi più e prendi due sughi. No. Vuoi continuare? Vuoi continuare? Sei sicura? Rischiamo che troviamo qualcosa lì. Apriamo qua. Dai. Sei convinta? Sì. Vuoi cambiare la pentola? No. Ha detto no. No. Apriamo insieme contemporanea. Apriamo contemporanea. No, apri quello, dai, vai. Non possiamo aprire contemporanea. Questa non si può aprire. Questa non si può aprire. Non si può aprire. Voglio lì, buonissimo. E allora, proviamo ad aprire. No, io apro questa. Ma perché? La tengo dopo, vi faccio vedere. Qui c'è... La gallinella con la mediterranea, buona. Qui c'è... I sardoncini. Ma che mani c'è il gombro. Qui c'è... quelle cos'è, le... Ah, buona, gli strozzapreti qui. Ecco, sono, stiamo facendo pescatore. Tutto il menù. E qui c'è... Ecco ciò. Oh, le vongole, non le puoi vedere. E qui c'era lo sgombro in salsa verde. E niente. E vabbè, dai, Francesco. Abbiamo provato. Però la consolazione, dai, gliela do io. Eccola. La consolazione. Un sughetto. Un sughetto alla marinara. Ne allora, ricevi due prima, Ne ho prima due. Bene, grazie. Adesso l'ultimo concorrente, vai. Qui abbiamo, ecco, un'altra bella ragazza. Stasera tutte donne. Bene. Ciao. Io vado mischio, signora. Vado di qua e mischio. Romina, di che anni sei? Dei primi anni 70 tu sei? Si vede? No, perché ti chiami Romina, quella volta le chiamavo in tutto Romina, perché c'era la Romina Salvan, più o meno, tanto che ne sei tu? 73, brava! Vieni a dire, so tutto! Sì, però adesso sono tutti la mia età. Vabbè, non importa. Io so del rot. Ecco. Allora, Romina, da dove vieni, Romina? Fano. Da Fano? Sì. E come fai a Fano, belle? Entro dal mare. Dal mare? Ancora però presto, lavoro. Però è bello ora di giornare. No, lavoro, sono impiegata in un'azienda tessile. Sei sposata? Convivo. Convivi? Con quanti? Uno, basta. Basta, avanza. Ma tu dentro, te hai fatto lì? Fatto. Bene, allora noi ci accomodiamo dentro. Ah no, aspetta, questa. Adesso la metto su. Vai, falla sedere, facci sedere intanto. Romina da Fano che lavora in una ditta tessile. Sì, ecco qua. Industria tessile. Allora, mettiamo. E cosa fate di bello? Siete pronti? O i filati? No, facciamo i tessuti. I tessuti? Quelli belli? Quelli belli. Quelli sì. Per foderare le Ferrari di quella di prima, no? Pappatoio, lenzuola. Oh, bello, di spugna o di... Spugna, cotone, nido d'ape. Lino, tutto. Oh, bella. Signora, ci siamo? No, mi fanno dal nome, ci mi fanno gli sconti. deve sempre trovare qualche cosa che le può aiutare. Deve sempre approfittare della situazione. Allora, vediamo allora, che cosa sta andiamo per avanti la slot machine. Slot machine, prego. Dai, uno, due, tre, vai. Attenzione! E il pesce azzurro! Quindi? Ha vinto! Romina, gente al mezzo, Romina! Almeno uno oggi ha vinto. Ha vinto. Ma è fortunatissima. Sei fortunata te. Ah sì, un bel po'. Si faccia dire i numeri per il prossimo dell'otto. Cosa vince lei? Può scegliere. Allora puoi scegliere tra un confadetto di sei sughi buoni o se no una bottiglia di moretta con i bicchierini. Te sei più una che bevo che mangio. Ecco, devi scegliere, devi pensarci bene. Sai che fra le due sono un po' indecisa. È una bella lotta. Andiamo con i sughi, dai. Con i sughi, quindi. Fai da mangiare per tutta l'azienda. Vai a campo ma ecco la ragazza, qua. Ma la Romina, vedi? Guarda che bello, naviga verso di te un fantastico cofanetto del pesce azzurro. Grazie. Allora adesso dobbiamo far rientrare le altre due concorrenti. Prego, avanti, le due concorrenti di prima. Venite, che c'è un ultimo gioco. E qui siamo attenti a tutte le varie... Chiamiamo Mary. Le mascherine. La signora... Chiamiamo Francesca e Mary. La Mary c'ha freddo. E lì porta, stai sulla giacca, Mary. Freddo. Prego, Mary, vieni più qua, venite qua. Negli immensi studi televisivi c'è l'aria condizionata. Venite tutti più qua. Allora... Voi dovete cercare di indovinare la somma totale del peso corporeo mio, suo e degli altri due concorrenti di questa trasmissione che sono Giovanni e Jeffrey. Tutti e quattro, quanto pesano il tutto? Cominciamo con Romina, prova.
Aspetta, aspetta. Parti da Mary allora, che sa fare i conti meglio. Lei lavora in ufficio. 420 kg. Ha fatto la sua cosa. È stata un po' esagerata. È un po' abbondante. Sentiamo Francesca. 3,50. È 3,50 anche lì è un po' esagerata, ma non è tanta distanza. Tu, Romina? Allora facciamo 330. E lì è stata troppo bassa. Niente! Allora, salutiamo niente, le nostre amiche. La fusciacca. Niente, loro, potevate vincere, non è andato bene. Vincere qualcos'altro, ma va bene lo stesso. Voi avete già mangiato? Sì. Noi no, avanti con il pasto, signora, via, è tardi. Eccola. Io ho una certa fame. Chiamiamo Antonella. Antonella. Guarda che roba eccola bella. Vieni qui in mezzo, Antonella, ti fai piccola, metti di così. Antonella di tutti la più bella, guarda che roba. E noi? Allora, salutiamo, alla prossima puntata allora. Buon appetito. Ciao belli, grazie di tutto. Io inizio col fritto. Pesce Azzurro Drive mi dica. Sì, buongiorno, vorrei 18 pasti da asporto, grazie. È una Marianne. Signora, ma chi c'ha a pranzo, una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, sì, ho sbagliato. Sì, gliela avanza tu. I mangerò prima di gialette. Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto.